Grazie mille, buonasera a tutti, grazie a Jürgen Linden per l'introduzione. Un affettuoso abbraccio e un benvenuto a Jean-Claude Juncker, nella sua veste di Presidente della Commissione Europea, a Martin Schulz, nella sua veste di Presidente del Parlamento Europeo e a Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo. Ma dirvi benvenuto in realtà è un errore. Essendo voi i rappresentanti massimi delle istituzioni europee in questa sala, nella sala che ha visto la firma dei trattati il 25 marzo del 1957, dovrei dirvi innanzitutto bentornati. Bentornati a casa vostra. Questa è la casa in cui l'Europa era soltanto un sogno ed è diventata realtà, grazie allo sforzo di donne e uomini visionari, intelligenti, capaci di un progetto di lungo periodo. E questo è il luogo nel quale, come ha detto Linden, noi vogliamo dare nuova spinta, nuovo stimolo per la ripartenza delle istituzioni. Un saluto all'amico carissimo Joseph Weiler, lasciatemi dire che la sua presidenza all'Istituto Universitario Europeo di Firenze è stata uno straordinario dono che le istituzioni ci hanno fatto, regalando la possibilità di collaborare con Joseph, che nei prossimi mesi lascerà Firenze. Io voglio dirlo da ex sindaco ed attuale primo ministro che sono stato orgoglioso di poter iniziare il semestre italiano di presidenza europea portando in Consiglio dei Ministri un atto, l'atto di conferimento della cittadinanza italiana a un grande europeo come Joseph per il lavoro straordinario che ha svolto. Sono davvero felice che oggi tu possa essere a moderare questo incontro. Quell'atto, e finisco brevemente i miei saluti, però non fu merito del governo. Noi siamo bravi a prendersi i meriti degli altri, ma fu un atto voluto dall'allora Presidente della Repubblica, dal Presidente Giorgio Napolitano, che è un indiscusso punto di riferimento per l'Italia nell'approccio verso l'Europa, ma più in generale che è uno straordinario cittadino europeo di passaporto italiano, cui l'Italia non sarà mai abbastanza grata per la straordinaria leadership. Grazie Presidente di essere con noi oggi. E infine anch'io saluto e ringrazio il commissario Tronca e la città di Roma. Roma oggi vi abbraccia in questa sala. Roma vi abbraccia, ma in qualche modo vi provoca, cari presidenti. Perché sono tre i punti che vorrei lasciare alla vostra discussione nel dare il saluto di benvenuto. Il primo riguarda esattamente questa città, la sua forza, il suo messaggio, la città eterna. Roma cos'è se non uno straordinario messaggio che richiama il cuore dell'uomo all'idealità e alla cultura? E allora domandiamoci quanto l'Europa di oggi nasce innanzitutto come risposta a un bisogno del cuore dell'uomo e a un bisogno di ideale profondo della civitas e delle città. Quanto cioè la nostra azione quotidiana è ispirata da un messaggio alto, grande. I padri fondatori firmarono per il carbone e per l'acciaio, ma non erano semplicemente dei buoni negoziatori, non erano interessati semplicemente alle fonti energetiche. Capivano che con l'accordo sul carbone e sull'acciaio potevano scrivere una pagina di pace universale. C'era l'impegno quotidiano, il carbone e l'acciaio, ma c'era la visione strategica. Noi come governo italiano abbiamo chiesto ospitalità al Comune di Roma il giorno dopo gli attentati del Bataclan. Siamo venuti esattamente qui. Vi domanderete perché? Perché non scegliere uno dei tanti palazzi di proprietà del governo e andare a disturbare la città di Roma? Perché il giorno dopo gli attentati del Bataclan, da qui, come cittadini europei, abbiamo lanciato le proposte italiane
per affrontare la grande crisi della sicurezza e della lotta all'estremismo. Da qui non abbiamo scelto un altro luogo, abbiamo scelto questo luogo, perché ci sembrava un dovere per noi italiani dire qui che per ogni euro investito in sicurezza, un euro andava investito in cultura, che per ogni investimento nelle forze di polizia o nella cyber security occorreva un investimento nelle nostre periferie, nelle nostre scuole. Per ogni camionetta dell'esercito da mettere in piazza per dare sicurezza ai cittadini occorreva un educatore di strada, un luogo sportivo nelle periferie disagiate. Per ogni investimento fatto a tutela della sicurezza percepita dalla gente occorreva un investimento nel capitale umano e nell'educazione. E questo principio, affermato solennemente dal governo italiano qui, è diventato legge nella legge di stabilità votata dal Parlamento italiano. Allora il primo tema che io vorrei porre alla vostra attenzione ha a che vedere con la relazione tra ideale, Roma, sogno europeo e concretezza dell'azione di tutti i giorni. Noi spesso quando parliamo di insicurezza ci lamentiamo dei nostri confini esterni, verrò tra un attimo alla questione della migrazione. Molti leader di governo quando c'è qualche attentato dicono chiudiamo le frontiere, ma troppo spesso l'Europa finge di non ricordare che molti dei killer che hanno insanguinato il nostro continente non venivano da fuori, venivano dal cuore delle nostre città, dalle periferie del nostro scontento, dai luoghi della solitudine del cittadino globale, avrebbe detto un pensatore europeo. Dunque abbiamo una grande emergenza che è quella di tenere insieme la sfida culturale e identitaria con la sfida securitaria. La sicurezza nasce innanzitutto dentro di noi e l'Europa deve ritrovare l'ideale e l'identità della propria cultura per poter essere in grado di affrontare le sfide che ha davanti. Secondo punto, la questione migratoria. Vorrei esprimere un plauso non formale al Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, perché dal primo giorno ha richiamato tutti noi, capi di governo e di Stato, ad essere seri con noi stessi, a prendere atto che ciò che ci unisce non è soltanto una moneta che abbiamo in tasca o che condividiamo, non è soltanto un accordo commerciale, non è soltanto un accordo di libero scambio, è un patrimonio di valori per i quali non potrà mai accadere che l'altro è soltanto una minaccia. Dobbiamo naturalmente lavorare molto duramente per rispondere alle esigenze di solidità e di sicurezza che vengono dal cuore dei nostri concittadini. Ma questo non può arrivare al punto di farci negare ciò che noi siamo. Se noi siamo l'Europa, lo ha splendidamente ricordato il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, qualche giorno fa, in suolo europeo, venendo a aiutarci nella riflessione. Forse è accaduto come in quei quadri in cui si vedono meglio se si sta più lontani. Obama da lontano ha definito l'Europa in modo forse persino migliore di come abbiamo fatto noi nell'ultimo periodo. Bene, ce l'ha ricordato Barack Obama. L'Europa è innanzitutto un patrimonio di valori. Allora, sul tema della migrazione, vorrei ribadire il punto di vista del governo nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto, in particolar modo legato allo spazio Schengen. La Commissione ha individuato un percorso, il ripristino della piena operatività di Schengen entro novembre, la Guardia di Frontiera Europea, la proposta legislativa europea per giungere a un sistema di asilo continentale e infine la gestione della dimensione esterna del fenomeno migratorio che non si può limitare alla Turchia ma deve affrontare la questione africana in un arco di tempo molto ristretto.
Questo tipo di approccio è un approccio di serietà. È un approccio difficile, richiede uno sforzo quotidiano, ma è l'unico modo per vincere i populisti e la demagogia. Non si vince contro la demagogia utilizzando le stesse armi che i demagoghi sanno utilizzare meglio. Perché se scegli di giocare la carta dell'approccio demagogo, alla fine vincono loro perché sono più bravi. Tra una copia e l'originale è sempre preferibile scegliere l'originale. Ecco perché questo non è il tempo dei muri, ecco perché l'Europa è nata dalla distruzione dei muri, ecco perché pensare oggi di chiudere il Brennero non è soltanto contro la nostra storia, non è soltanto riaprire una ferita che nell'ultimo secolo ha creato morti e dolore, è innanzitutto contro il nostro futuro. Un mondo fatto di connessioni, un mondo fatto di velocità di scambi, un mondo fatto di intimità e idealità, non può passare dalla creazione di nuove frontiere proprio nel momento in cui stiamo realizzando infrastrutture telematiche e stradali e ferroviarie che sono all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico. Ecco perché dunque sul tema della migrazione l'Italia si è fatta carico di una proposta organica, il cosiddetto Migration Compact, che credo che sia assolutamente un aiuto. Spero che possa essere preso in considerazione. Non siamo innamorati dell'una o dell'altra forma di finanziamento, siamo innamorati del fatto che l'Europa abbia una strategia complessiva e che sappia guardare all'Africa come la più grande sfida che nei prossimi 20 anni avremo di fronte a noi. Terzo e ultimo punto che voglio toccare prima di chiudere è la questione economica. A Lisbona ci eravamo impegnati a diventare il continente più innovativo del mondo, il continente che doveva correre più veloce. Non è accaduto questo. Non c'è un responsabile. È un dato di fatto. La ricchezza nel mondo si sta spostando, le regole del gioco sono diverse rispetto al passato, nessuno può pensare da solo di risolvere i problemi. Ma al tempo stesso dobbiamo avere il coraggio e la forza di dire che la linea di politica economica europea deve essere un giusto bilanciamento tra le sacrosante e doverose esigenze di rispetto del bilancio, perché questo è un obbligo verso i nostri figli e verso i nostri nipoti, a cui non possiamo lasciare il carico dei nostri debiti, e contemporaneamente strategie più incisive e più efficaci di investimenti e di innovazione. Se l'Europa investe solo sul patto di stabilità, dimentica che quel patto si chiamava patto di stabilità e di crescita. E se in Europa cresce soltanto qualcuno e non tutti, questo è il segno, la spia, che qualcosa non va. Io non credo alla crescita fatta soltanto a tavolino, ma credo che se non c'è una forte scommessa sugli investimenti, a partire da quello nel settore più innovativi, il nostro continente perderà la leadership all'interno del panorama mondiale. Ho finito. Ho scelto di dare il benvenuto a Jean-Claude, a Martin e a Donald. Jean-Claude e Martin li ho incontrati nel pomeriggio. Con Donald ci incontreremo domani mattina con un piccolo gesto. È un gesto molto banale, se volete, dentro i grandi numeri dell'Unione Europea o anche dentro i numeri di un paese importante come l'Italia. Nella giornata del 1° maggio abbiamo scelto di festeggiare la giornata del lavoro investendo 1 miliardo di euro in luoghi della cultura del nostro paese. Abbiamo scelto la Galleria degli Uffizi, Joseph potrà condividere. Abbiamo scelto la Brera,
abbiamo scelto Pompei, che grazie a un grande progetto condiviso con l'Europa sta tornando a essere motivo di orgoglio e non più di polemica. Abbiamo scelto moltissimi altri luoghi, dalle isole Tremiti fino a Trieste, città mitteleuropea. Ma c'è stato un luogo che abbiamo scelto per dare il benvenuto ai leader delle istituzioni europee e a tutti voi, amici del premio Carlo Magno. È l'isola di Ventotene. Quell'isola così cara all'ideale europeo e europeista, l'isola di Altiero Spinelli, ma l'isola dei padri costituenti della Repubblica, l'uomo che firmò la Costituzione, presidente Terracini, l'uomo che è diventato predecessore del presidente Napolitano, il presidente Pertini, e tanti altri leader della resistenza al nazifascismo trovarono in quel luogo la propria casa forzata per gli anni della guerra, in alcuni anni della guerra, prima del fascismo e poi della guerra. Quell'isola dunque è diventata un simbolo, anche perché Altiero Spinelli e i suoi compagni scrissero il manifesto, il grande manifesto ideale per gli Stati Uniti d'Europa e per un sogno che era il 1941, sembrava folle, visionario. Mi permetto di dire, non suoni come vilipendio, ma per molti aspetti era visionario nel momento in cui la guerra stava distruggendo il nostro continente. Bene, quell'isola per troppi anni è stata abbandonata. Nel CIPE, nella riunione governativa del 1° maggio, abbiamo investito 80 milioni di euro. Quello che era un carcere diventerà un centro per gli studenti universitari, per i ricercatori, per i funzionari europei, per le persone che credono al sogno europeo. E sarà un luogo di incontro tra la nuova classe dirigente e la nuova elite con la classe dirigente del Mediterraneo e dei paesi che si affacciano sul nostro mare. Credo che sia un piccolo gesto di quello che vuol fare l'Italia. Lottare anche per fare qualche discussione nel merito delle linee politiche economiche, talvolta per essere un po' polemici, ma l'Italia vuole essere soprattutto la patria dove i giovani cervelli europei possono tornare a sentirsi a casa. Con questo spirito do il benvenuto ai presidenti e a tutti voi e vi ringrazio di cuore per aver scelto Roma. Grazie e benvenuti in Italia.